Buonasera a tutti e bentornati al TG11. È finito l'incubo per una donna quarantenne residente a Barrucana, Seveso, che da gennaio è stata costretta a vivere nella casa di un artigiano. Non avrebbe subito violenza, ma non poteva avere contatti col mondo e tutto perché l'uomo voleva la pensione di invalidità della poveretta. Una vicenda incredibile che fortunatamente viene denunciata da qualcuno. Gli uomini dell'arma, dopo aver studiato per qualche giorno la situazione, decidono di entrare in azione nella tarda serata di martedì. Qui trovano la donna sporca, senza acqua, rannicchiata per terra, accanto a un materasso buttato sul pavimento all'interno del laboratorio dell'artigiano. I carabinieri arrestano l'artigiano con l'accusa di sequestro di persona, mentre la poveretta è stata affidata ai servizi sociali del comune. Martedì notte una banda di malviventi ha mandato in frantumi la vetrina del bar del distributore di benzina Kuwait di Verano, lungo la Valassina. Al volante di una Fiat Tipo rubata a un'ucraina il 29 gennaio scorso a Veduggio hanno sfondato la vetrina e hanno rubato una slot machine da banco e stecche di sigarette per un bottino totale di 8.000 euro. Quindi hanno imboccato l'uscita. I carabinieri hanno tentato di inseguirli, ma grazie a dei complici su un'altra auto sono riusciti a fuggire. Titolari dell'indagine sono i carabinieri di Carate, a cui il titolare del distributore ha sporto formale denuncia. Carabinieri per pattugliare il centro scolastico omnicomprensivo di Bimercate. L'iniziativa, presa di comune accordo fra i presidi dei quattro istituti, tende a coprire il vuoto che si è venuto a creare circa 6 mesi fa, quando la nuova provincia Monza e Brianza ha tagliato il servizio di guardiola e custode. I militari dell'arma sorveglieranno il flusso di studenti all'inizio delle lezioni per circa un'ora. Nell'arco della mattinata potranno pattugliare i locali del plesso fino ad ottenere anche all'interno delle aule in caso di necessità. L'obiettivo dichiarato è quello di azzeccare qualsiasi tipo di pericolo proveniente dall'esterno e di sedare le teste calde che studiano nel comprensorio. Monza sarà la capostipite di un nuovo distributore di carburante ecocompatibile per auto. Martedì ad Assago, al chilometro 19 della tangenziale ovest, è stato inaugurato dal presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni un nuovo erogatore di miscela, formato dal 70% di metano e 30% di idrogeno. Grazie all'investimento di 2 milioni di euro del Pirellone vengono messe su strada 20 Fiat Panda B-Fuel, metano e benzina. A Monza la stazione di servizio è in fase di costruzione, ma entro il 2012 saranno aperti una trentina di impianti per la distribuzione del metano in tutta la regione. Le previsioni del tempo per domani venerdì 12 gennaio. Cielo coperto, dal mattino schiarite sulle aree alpine e prealpine, nel pomeriggio anche sul resto della regione. Precipitazioni deboli nella notte, in esaurimento dal primo mattino. Temperature minime lieve calo tra i meno 2 e l'1 grado e massime lieve aumento tra i 5 e gli 8 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per domani. Una buona serata a tutti.